La Pina ed Emiliano Pepe saranno ospiti questa sera per la sfida a squadre di Hell's Kitchen Italia 2018. I due coniugi saranno infatti i protagonisti nella cucina del programma di Carlo Cracco, dove si lasceranno coinvolgere in un testa a testa al timone delle due brigate. Ognuno di loro dovrà infatti prendere il posto di uno chef professionista e realizzare una delle ricette proposte per la serata dal noto chef stellato. Per la preparazione, i due ospiti avranno a disposizione i suggerimenti delle due brigate, che potranno condividere con loro passaggi della ricetta senza però intervenire mai in prima persona. La brigata che riuscirà a dare le dritte più giuste alla fine avrà la meglio, ma non sarà un'impresa semplice fare i conti con la preparazione prescelta dallo chef. Come se la caveranno i due protagonisti della serata alle prese con le ricette di Cracco. Protagonista nelle librerie con Cosa non farei per trovare un fidanzato. Voce amatissima di Radio DJ e personaggio fra i più seguiti sui social, su Instagram può contare su quasi 400.000 seguaci, La Pina è attualmente protagonista nelle librerie, assieme a Federico Giunta, con il libro Cosa non farei per trovare un fidanzato, una sorta di manuale che analizza passo passo le peculiarità di ogni tipologia di donna, la lasciata, la più carina dell'azienda, la ragazza del giorno più bello, tanto per citarne alcuni. Necessaria perché, conferma la conduttrice a Radio DJ, a dire cosa fare son bravi tutti. Ma cosa non fare? Quello non te lo dice mai nessuno. A dispetto dell'argomento trattato nel suo ultimo libro, lei il fidanzato l'ha trovato e l'ha sposato, lui è Emiliano Pepe ed è diventato suo marito nel 2013 dopo a una cerimonia a sorpresa. Erano in pochi, infatti, a conoscere la loro intenzione di convolare a giuste nozze e gli unici ospiti presenti alla celebrazione sono stati invitati con la scusa di un compleanno. La dolce dedica a 4 anni dalle nozze. 4 anni fa invitiamo tutti i nostri amici facendo credere che fosse la nostra festa di compleanno. A inizio con queste parole la dedica che Emiliano Pepe ha condiviso sui social per festeggiare il suo 4º anniversario di matrimonio con La Pina. Ad un punto della serata ci chiudiamo nei bagni del locale con un gruppo di persone che sarebbero diventate testimoni. E damigelle dicendo loro che ci saremmo sposati. Quando? Chiedono, ora, rispondiamo. Per convolare a giuste nozze, infatti, i due promessi sposi hanno avvertito in largo anticipo soltanto 2 persone, colui che avrebbe celebrato la funzione e la creatrice dell'abito da sposa, tutti gli altri, invece, sono stati colti di sorpresa dall'annuncio. Conclude il tenero messaggio un eloquente auguri Ninna, che racchiude il tenero nomignolo con il quale Emiliano Pepe ama rivolgersi alla sua dolce metà. Lui è napoletano, significa piccina, fa sapere la conduttrice in un'intervista concessa a Grazia. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.